Dunque, vediamo a questo punto il primo dispositivo a semiconduttore. Con quello che sappiamo già ne possiamo analizzare il funzionamento del diodo a giunzione PN. Vi avevo anticipato che in pratica ogni dispositivo elettronico si realizza giustapponendo regioni drogate in modo diverso. Ora, immaginiamo di fare soltanto come dire, un esperimento col pensiero di avere due regioni diverse, una è tipo P e l'altra è tipo N, e di metterle attaccate. D'accordo? Nella pratica non avviene così, nella pratica sono già dall'inizio nella stessa fetta di silicio, okay? Sono semplicemente accanto, non avviene questo avvicinamento. Però ci aiuta a immaginare l'avvicinamento per capire meglio che cosa succede. Okay, quindi immaginiamo di avere una regione drogata P, zona P, e una zona N accanto. Allora, nella zona P io so che ho un sacco di lacune mobili. E ho degli, aspetta, ho fatto male il disegno. Facciamo prima, ho degli ioni carichi negativamente, facciamoli così, fissi, giusto? Che stanno in posizioni degli atomi del cristallo e poi ho alcune lacune che invece sono mobili. Complessivamente la regione è neutra, ovvio, no? Perché per ogni lacuna c'è uno ione fisso. Però, diciamo, la differenza principale è che le lacune si possono spostare, gli ioni fissi no. Dall'altra parte ho una situazione analoga, diciamo, ho degli ioni fissi carichi positivamente perché hanno perso un elettrone e poi ho degli elettroni che sono invece liberi di muoversi. E gli elettroni li indico con un meno. Va bene. Allora, che succede se io prendo queste due zone e le metto una a fianco all'altra? Quindi io attacco le due zone. Ragioniamo con calma. Ovviamente gli ioni fissi non si muovono. Questi rimangono fermi. E le lacune, vedete, le lacune cosa si stanno qua in grande quantità nella zona P. Nella zona N praticamente non ce ne sono e allora abbiamo una diffusione di lacune nella zona N. Muovendosi a caso le lacune si spostano anche nella zona N, come se fosse no, un colore in acqua. A un certo punto è molto concentrato nella zona, poi diffonde e va a occupare anche le altre zone. Stesso discorso ovviamente avviene per gli elettroni che sono da questa parte. Questi diffondono dalla zona N alla zona P. E complessivamente ho un campo che si forma, scusate, complessivamente ho uno spostamento di carica. Questo spostamento di carica causa la formazione di un campo. E perché causa la formazione di un campo? Perché quando gli elettroni se ne vanno dalla zona P,
lasciano scoperte degli ioni positivi non compensati, quindi lasciano una carica in eccesso negativa nella zona P. Quando gli elettroni abbandonano la zona N, lasciano scoperta una parte di ioni carichi positivamente. Quindi in realtà quello che si forma è che qua ci sono degli ioni positivi non compensati, dall'altra parte ci sono degli ioni negativi non compensati. Quindi ho un campo, un eccesso di carica positiva di qua, un eccesso di carica negativa di qua, ho un campo che mi spinge in questa direzione. Questa è la situazione che si forma, si crea un campo in questa direzione. Questo campo si oppone alla diffusione, vedete, perché prima le lacune che erano nella zona P potevano andare nella zona N perché semplicemente per diffusione si spostavano, non c'era niente che si opponesse a questo spostamento. Quando si crea questo campo, a un certo punto il campo le rimanda indietro. Quindi lo stesso vale per gli elettroni, lo stesso campo agisce in modo opposto sugli elettroni e li respinge nella zona N. Quindi il risultato netto che si ha è che a un certo punto io prendo queste due regioni, le metto a fianco, all'inizio un po' di diffusione di carica mobile, poi appena si crea il campo sufficientemente alto, questa diffusione di carica mobile viene bloccata e non si sposta più niente. Quindi è soltanto un breve transitorio iniziale in cui ho spostamento di carica. Allora, conviene a questo punto che introduca un po' di nomenclatura che mi aiuta ad andare avanti. Allora, vedete, io qui ho quattro tipi di cariche. E ho le cariche fisse negative, le cariche fisse positive, le lacune e gli elettroni liberi. D'accordo? Poiché spesso parlo di zona P e di zona N, mi conviene cercare di usare un po' di nomi comuni. Allora, io faccio così, chiamo carica fissa, e sia la carica fissa positiva sia la carica fissa negativa. D'accordo? Se non specifico intendo tutte e due. Se non specifico quella positiva o quella negativa, come carica fissa intendo gli ioni in posizioni fisse in reticolo. La carica mobile, quindi gli elettroni liberi o le lacune, la chiamo appunto carica mobile, oppure singolarmente li chiamo portatori di carica o semplicemente portatori. Quindi posso chiamarle cariche mobili, portatori di carica o portatori, le tre cose sono sinonimi. Se non specifico, intendo, quando dico portatori, sia le lacune sia gli elettroni liberi. Ok. Ancora, un'ulteriore cosa, i portatori li distinguo in portatori maggioritari e portatori minoritari. Allora, cosa sono? Portatori maggioritari sono quei portatori che sono in concentrazione più alta in quella regione. Quindi, per esempio, nella zona N i portatori maggioritari sono gli elettroni, nella zona P i portatori maggioritari sono le lacune. D'accordo? Invece, portatori minoritari sono i portatori che sono in concentrazione minore in una determinata regione. Quindi in zona N i portatori minoritari sono le lacune, in zona P i portatori minoritari sono gli elettroni. Okay, quindi abbiamo definito cos'è la carica fissa, i portatori di carica,
portatori. Minoritari. E maggioritari. In inglese portatori si chiama, si dice carriers, letterale, portatori di carica è charge carriers. E la carica fissa è fixed charge. Carica mobile, ovviamente mobile charge. Portatori minoritari si dice minority carriers. Portatori maggioritari si dice majority carriers. Vabbè, tenete presente che i nomi italiani sono quindi tradotti dall'inglese essenzialmente, quindi. Quindi in questo caso, con questa terminologia che abbiamo visto adesso, in questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo che quando le due regioni si uniscono si crea un campo dovuto alla carica fissa non compensata e alla iniezione di portatori minoritari in ciascuna regione. Okay? Perché iniezione di portatori minoritari? Perché arrivano lacune in zona N, quindi vengono iniettati portatori minoritari in zona N e vengono iniettati elettroni in zona P. Di nuovo sono iniezione di portatori minoritari. Nelle due regioni vengono iniettati portatori minoritari. Okay. Lo dico tante volte perché la terminologia non rimane impressa subito, io poi la uso subito e quindi poi uno non rischia di non... Però è una terminologia da imparare. Ok, vediamo un pochino meglio cosa è successo nella giunzione PN. Allora, tanto per farmi un po' di spazio, ho qui la zona P e qui la zona N, faccio soltanto la parte finale. Allora, che cosa è successo? In zona P sono rimaste delle cariche negative non compensate, vicino al confine della zona N, alla giunzione, appunto il confine tra zona P e zona N è quella che si chiama giunzione. E di qua invece c'è una regione che si è caricata in modo netto perché sono sparite le lacune, sono rimaste, è rimasta soltanto carica fissa, di qua invece ci sono ancora le lacune e compensano completamente la carica fissa. Quindi questa è una regione neutra complessivamente, questa è una regione carica. Okay. Dall'altra parte c'è lo stesso in pratica, c'è una regione carica al confine che ha perso gli elettroni che sono andati a finire dall'altra parte e una regione neutra più in là. Perché la regione carica è vicino al confine? Perché le cariche spariscono prima vicino alla giunzione. No? Poi a un certo punto si crea questo campo che si diceva prima e quindi le altre non si svuotano. Quindi è un processo graduale. All'inizio è tutto neutro, poi man mano che passa il tempo le cariche più vicine al confine vanno dall'altra parte, si crea una piccola regione di carica non compensata, quindi un piccolo campo che non è sufficiente a opporsi alla diffusione. Quindi la diffusione continua e si crea un'altra, si allarga la regione diciamo di carica fissa.
man mano che questa regione si allarga, il campo aumenta e quindi a un certo punto si raggiunge una situazione in cui il campo è sufficientemente grande da impedire l'ulteriore diffusione. Allora lì tutto si ferma, okay? Si ha una situazione di equilibrio. Allora, di nuovo ci serve un pochino di terminologia. Questa si chiama regione neutra. Questa è un'altra regione neutra. Questa qua invece si chiama regione di carica spaziale. Dove carica spaziale vuol dire carica distribuita nello spazio, nel volume. Brutto come aggettivo, però è quello che si usa. La regione di carica spaziale ha anche un altro nome che a volte è più pratico, che è quella di regione di svuotamento. Perché di svuotamento? Perché è una regione che è svuotata di portatori. Sono rimasti soltanto gli ioni. Faccio tre grafici allineati con questo. Allora, guardiamo cosa è successo. Io prendo questo qua, la posizione della giunzione, me la porto qua, quindi questa è la posizione della giunzione, questo è X, e voglio rappresentare prima la densità di carica. Ok, questa è una densità di carica. Allora, che cosa succede? C'è la regione neutra, poi questa è la regione di svuotamento, comincia. Qui la concentrazione di carica è funzione del drogaggio, no? Perché la carica è rappresentata dagli ioni fissi, poi di qua è positiva invece, e poi ritorna a zero nella regione neutra. Va bene? Quindi qui, se proprio volessi scrivere la quantità, qui sarebbe la concentrazione di carica per unità di volume, sarebbe meno QNA, perché NA è la concentrazione di accettori per unità di volume, la carica è la concentrazione di accettori per la carica che porta ciascun accettore, che è meno Q. E qui invece avrei Q per ND, perché questi sono donatori. Va bene? Guardiamo il campo. È abbastanza facile rappresentare il campo. Perché? Perché io so che se scrivo il teorema di Gauss, dal teorema di Gauss la derivata del campo elettrico rispetto allo spazio è uguale alla densità di carica diviso epsilon 0 epsilon r. Quindi conosco rho. Applico il teorema di Gauss a una regione fatta così, che abbraccia da una parte la regione neutra e da una parte la regione carica spaziale. Dove la regione è neutra il campo è nullo, e mi interessa sapere dall'altra parte. Allora, io ho questa relazione, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire parto da una regione neutra dove il campo è nullo, all'inizio sarà nullo, poi in questo punto la rho è uguale a meno Q per NA, e questo vuol dire che il campo ha una derivata negativa proporzionale a Q per NA, quindi viene un campo in questo modo. Successivamente,
rho diventa positiva e quindi avrò una pendenza positiva e poi un'altra regione neutra, la struttura complessivamente è neutra, quindi ai due estremi il campo sarà nullo. Quindi il campo ha un andamento di questo tipo, ovviamente per questa situazione massimo esattamente alla giunzione. D'accordo, quindi il campo elettrico è massimo alla giunzione. Ecco, infine posso calcolare il potenziale. Potenziale elettrico che dipende dal campo, in particolare la derivata del potenziale rispetto allo spazio è uguale a meno il campo. Una volta che ho il campo posso calcolare. Quindi qua immaginiamo il potenziale, posso assumere il riferimento iniziale che voglio, per esempio 0. Poi qua il campo va linearmente verso il basso, quindi ho una ho che φ viene una parabola, stavolta verso l'alto, quindi φ viene fatto in questo modo. Poi qui adesso il campo ha la pendenza positiva, vuol dire il potenziale ha la concavità negativa, e poi qui è tutto costante. D'accordo? Quindi questa è la regione P, questa è la regione N. Vedete, il potenziale ha una barriera tra la zona P e la zona N. Questa barriera che si crea semplicemente per la differenza di idrogaggio, per la regione carica spaziale, si chiama potenziale built-in. Built-in. Beh, in italiano si chiama anche potenziale intrinseco. Cioè il potenziale che viene, il potenziale intrinseco della giunzione, cioè il potenziale che viene, l'altezza della barriera potenziale che si ha tra la regione P e la zona N senza far niente, cioè semplicemente per la differenza di idrogaggio. Qui non c'è nessuna batteria o che applichi un potenziale alla struttura, è un potenziale che si crea da solo. È un potenziale importante perché è esattamente il potenziale che si oppone alla diffusione. Se guardiamo bene, proviamo a ragionare in termini di energia potenziale. Allora, guardiamo prima, allora immaginiamo che questa qui sia x, questa sia la giunzione, bene? E guardiamo l'energia potenziale delle lacune. L'energia potenziale delle lacune è Q per φ, giusto? Ha lo stesso segno del potenziale, quindi ha questo andamento. Bene, questo è l'altezza della barriera che è Q per φb, d'accordo? Cosa fa questa energia potenziale per le lacune? Beh, qui ho lacune in eccesso che vorrebbero diffondere verso la zona N dove non ci sono lacune, l'energia potenziale le blocca, impedisce loro di andare dall'altra parte. D'accordo? Quando si crea la barriera, quando si crea la zona di svuotamento abbastanza grande, si crea questa barriera che impedisce l'ulteriore passaggio di lacune. Stesso discorso vale per gli elettroni. Se
scrivo l'energia potenziale degli per gli elettroni, UN, dunque questa è energia potenziale delle lacune. L'energia potenziale degli elettroni è fatto così. Tanto l'energia potenziale è definita almeno una costante, quindi poi posso traslarla verso l'alto, verso il basso, la curva quanto voglio. Stavolta è fatto, è UN è uguale a meno Q per φ, giusto? Perché il segno della carica degli elettroni è negativo. Vedete, questi, gli elettroni tenderebbero a diffondere dalla zona N alla zona P e vengono bloccati. Ok? Quindi un altro modo di vedere questa situazione della creazione di questa regione di svuotamento, che poi a un certo punto impedisce l'ulteriore diffusione di carica, è guardarla in termini di barriera. E guardate qui com'è la situazione, vedete, la barriera è tanto più alta quanto la zona di svuotamento è ampia, perché se la zona di svuotamento si allarga, il campo raggiunge raggiunge ampiezze maggiori, prescinde dal segno, e quindi la barriera diventa più alta. Quindi che cosa succede? Man mano che comincia la diffusione si crea la zona di svuotamento e si crea la barriera. Questa barriera all'inizio è troppo piccola per impedire il passaggio delle cariche, poi a un certo punto questo passaggio continua, la regione di svuotamento si allarga, la barriera diventa così alta che alla fine non passa più niente. Ok? Quindi questa è la situazione che noi abbiamo all'equilibrio. All'equilibrio c'è un potenziale interno, potenziale built-in della barriera che impedisce ulteriore diffusione di cariche. C'è una zona di svuotamento che si è creata internamente e che è responsabile della potenziale built-in. Ok, allora questa è l'aggiunzione di PN all'equilibrio. Adesso che cosa succede quando applichiamo una tensione? Immaginiamo la stessa aggiunzione PN alla quale applichiamo una tensione. La tensione in una aggiunzione PN convenzionalmente si applica considerando positiva la parte P e negativa la parte N. Quindi immaginiamo di applicarla così. Immaginiamo di applicare una tensione positiva, okay? V maggiore di 0. In questo caso diciamo che stiamo applicando una polarizzazione diretta alla giunzione PN. Polarizzazione diretta. Che cosa succede? Vediamo la cosa, una cosa più semplice è vedere la cosa dal punto di vista della barriera. Allora, vedendo la cosa dal punto di vista della barriera, piuttosto semplice, perché abbiamo un potenziale che era fatto così. Ops, no. Questa è la situazione che avevamo con V uguale a 0 all'equilibrio, no? Cioè, quando V uguale a 0 siamo in situazione di prima, non c'è tensione applicata tra le due zone. Qui c'è un potenziale che è il potenziale built-in.
se noi applichiamo un'attenzione positiva sulla parte P rispetto alla parte N, che cosa facciamo? In pratica noi modifichiamo questa forma, alziamo la zona P rispetto alla zona N di una quantità V e quindi in pratica riduciamo l'altezza della barriera. No, com'è che si riduce l'altezza della barriera? Beh, di fatto si riduce la zona di svuotamento, però immaginate, noi adesso abbiamo applicato una tensione V, questa è V maggiore di 0, no? V uguale a 0 è la linea blu, lo scrivo anche qua, V uguale a 0 è la linea blu, V maggiore di 0 è la linea verde. Che cosa è successo? La polarizzazione diretta in pratica ha ridotto la barriera. La barriera adesso è uguale, questa barriera, vedete, è uguale a Φb meno V. Va bene? Se la barriera è ridotta, possiamo avere transito di cariche. La barriera aveva esattamente il valore giusto a impedire il transito di cariche. Se noi imponiamo una riduzione dell'altezza della barriera applicando una tensione, permettiamo il transito di cariche. Quindi cosa succede? A questo punto le lacune potranno continuare a diffondere nella zona N e gli elettroni potranno continuare a diffondere nella zona P. Perché il generatore di tensione, la batteria, tiene bassa la barriera forzatamente. Ok? Oh, per inciso, che fanno questi portatori minoritari una volta iniettati? Qua, seguiamo un elettrone che dalla zona N viene iniettato nella zona P dove è minoritario, va bene? Entra dentro, diffonde perché chiaramente non ne trova elettroni, quindi diffonde come un colorante, no? Diffonde dentro. Però ci sono un sacco di lacune e quindi prima o poi ricombina. Okay? Quando ricombina in questa zona sparisce sia l'elettrone sia la lacuna, ma la lacuna poi viene fornita dal generatore. Il generatore pompa carica dentro la zona P, quindi continua a fornire la carica che va persa. D'accordo? Stesso discorso, quando una lacuna dalla zona P finisce nella zona N e diffonde, a un certo punto ricombinerà con un elettrone che è presente, sparisce la lacuna, sparisce l'elettrone e l'elettrone viene rifornito dal generatore. Il generatore è lì a imporre, in pratica un generatore di tensione che cosa fa? Impone la differenza di potenziale fornendo la carica che serve per imporre quella differenza di potenziale. Voi avete visto, no? Un generatore di tensione passa la corrente che deve passare. Quindi il generatore impone la tensione e fornisce la corrente che serve a mantenere quella tensione. Quindi e questo fa sì che circoli corrente, no? Quindi la corrente è esattamente fatta dagli elettroni che spariscono di qua e devono essere compensati e delle lacune che spariscono di qua e devono essere compensate. Ok, quindi in polarizzazione diretta passa corrente, abbiamo una corrente positiva, questo segno, e in realtà è tanto maggiore quanto maggiore è V. A dire la verità, anche se ecco, questo conto non lo possiamo fare, cresce molto rapidamente con V. Insomma, è esponenziale la differenza da V, perché in pratica basta abbassare di poco la barriera perché la corrente aumenta moltissimo. Un po' se si può. Dunque, in polarizzazione inversa, invece, fatemi fare questo gioco qui se mi riesce. In polarizzazione inversa, invece, abbiamo una V negativa. Beh, ho esagerato. No, non lo faccio. Non è che devo cambiare qualche parte. In polarizzazione inversa abbiamo una V negativa. Allora, io faccio così, metto sempre la batteria col segno di prima
però stavolta V è negativo. Le correnti le prendo e le tensioni le prendo con il segno convenzionale uguale a prima, ma cambio i segni dei valori, no? Quindi V minore di 0, abbiamo una polarizzazione, si dice inversa. In polarizzazione inversa, e che cosa succede? Beh, lo potete immaginare, perché più o meno ormai un pochino di intuito cominciate a sviluppare, stavolta invece di ridurre la barriera si aumenta. Quindi all'equilibrio avevamo questa situazione, questo era il potenziale built-in, e invece questo è per V uguale a 0, se V è minore di 0 è applicata la tensione negativa alla regione P, quindi da questa parte mi trovo a vedere una situazione di questo tipo, no? Stavolta la barriera, brutto sto disegno, aspettate, lo faccio un po' meglio, stavolta la barriera è φB più il modulo di V, insomma V è negativo, quindi per capire bene, più il modulo, quindi stavolta la barriera è ancora più grande di prima, ok? Questo che cosa vuol dire? Beh, prima approssimazione, la barriera di prima era sufficiente a impedire il transito di carica, d'accordo? Ora che la barriera è più grande, a maggior ragione carica non passa, quindi la corrente è nulla, va bene? Vedete, questo è una situazione di dispositivo non lineare, no? La corrente non cambia segno semplicemente se inverto la tensione, ma può passare praticamente soltanto in una direzione. Cosa vuol dire che si alza la barriera? Che vuol dire che si allarga la regione di svuotamento. Ok? Va bene. Questo discorso vale in prima approssimazione. Se vogliamo andare a vedere, come dire, cose un pochino più secondarie, quindi una seconda approssimazione un po' più nel dettaglio, in realtà un po' di corrente c'è in polarizzazione inversa. Okay? Perché che cosa succede in polarizzazione inversa? Succede che in realtà, se questa è la zona P, in zona P, anzi parliamo della zona, in zona N, ok, gli elettroni non possono diffondere, va bene? Però in zona N ci sono anche delle lacune, che abbiamo visto sono proprio poche, ma un pochino ci sono. Le lacune vedono questa barriera come uno scivolo, cioè una cosa opposta alla barriera, è una cosa che le spinge da quella parte. Per le lacune, in zona N, questo potenziale spinge le lacune, questo rappresenta una forza che le spinge dalla zona N alla zona P. Analogamente, gli elettroni in zona P vengono spinti verso la zona N. Ok? L'energia potenziale per le lacune è uguale al potenziale elettrostatico, quindi questo è uno scivolo per le lacune. Gli elettroni vanno nell'altra direzione. Però questa corrente perché l'ho trascurata finora? Beh, perché è chiaro, effettivamente c'è anche questa componente, ma la concentrazione di lacune in zona N e quella di elettroni in zona P è talmente piccola, abbiamo visto, è stata abbattuta di... Ricordate l'esempio prima, se 10 alla 17 la concentrazione di elettroni diventa 10 alla 3 la concentrazione di lacune, quindi è talmente piccola che può essere, cioè in prima approssimazione, trascurata. Diciamo, adesso, siccome la corrente principale non c'è, andiamo a vedere quella che di solito trascuriamo, e c'è una piccola corrente. Quindi c'è una corrente, come dire, in seconda battuta, questa è quasi zero, si chiama IS la corrente, e questa corrente è dovuta ai portatori minoritari, si chiama corrente di saturazione inversa. Corrente
È una corrente inversa perché circola nel senso inverso a quello, diciamo, in cui passa la corrente nel diodo. Perché si chiama di saturazione? Beh, perché in realtà non dipende neanche tanto dal valore di tensione. Vedete, in pratica il campo spinge la carica da questa parte, che sia più alta che sia più bassa la barriera, c'è poca differenza. Tutta la carica di lacune che è in zona N viene tirata verso la zona P, e tutti gli elettroni che sono dalla parte P vengono tirati dalla parte N. Insomma, è una corrente che non dipende dalla tensione V che applico, e praticamente è sempre allo stesso valore. Ok, allora questa è una descrizione un pochino qualitativa del funzionamento del diodo. Chiaramente è possibile fare un'analisi più dettagliata e ricavare l'espressione della relazione tra corrente e tensione in un diodo. A me ora non interessa, perché è una procedura un pochino lunga. Quello che mi interessa è che capiate che cosa succede in polarizzazione diretta, che cosa succede in polarizzazione inversa. Questo è l'aspetto importante per me. E adesso vi dico com'è fatta questa funzione, cioè la corrente, come dipende la corrente dalla tensione in un diodo, che è il risultato di una derivazione analitica che evitiamo. Allora, la relazione tra corrente e tensione in un dispositivo si chiama caratteristica. Per essere precisi, caratteristica corrente-tensione. Quindi la caratteristica corrente-tensione, o caratteristica IV, o caratteristica poi, spesso un po' va a finire, che accorcia completamente, è la relazione che c'è tra la corrente in continua e la tensione in continua applicata al diodo. Allora, pronto, quasi fatta, sono qui sopra, arrivo subito. Ciao. Ok. Appuntamento adesso. Dunque, allora, però voglio finire questo discorso. Questa caratteristica ha questa espressione, I con S per E alla QV fratto KT meno 1. Non è questo, questa è la descrizione del diodo per farvi capire il funzionamento. Di solito per un diodo si usa un simbolo, che è quello rappresentato qua, simbolo del diodo aggiunzione PN, quindi c'è una freccia che va da P verso N, e questa freccia rappresenta il senso di conduzione della corrente. La tensione si applica con questo segno, la corrente passa in questa direzione, quindi è in sostanza una freccia. Questo triangolo indica una freccia, questa barriera indica la presenza della giunzione, insomma questa è l'origine del simbolo perlomeno. Vedete, quando V è uguale a 0 il termine tra parentesi quadre è nullo e quindi I è nullo. Quando V è negativo l'esponenziale è trascurabile rispetto a 1 e la corrente è uguale a questa IS, che è la corrente di saturazione inversa. Quando invece V è positivo la corrente sale esponenzialmente con la tensione applicata. Poi ci sarà modo di discutere le conseguenze di questa cosa.